Oh, ci stiamo collegando alla pagina di OSM Dental per la nostra diretta. Perfetto, benissimo, siamo in diretta. Perfetto, buongiorno a tutti. Stamattina è con noi il dottor Daniele Beretta. L'abbiamo invitato per parlarci, visto che manca poco ormai, per parlarci del corso di segreteria efficace che ci sarà in provincia di Padova il 12 e il 13 di novembre. Il relatore del corso sarà lui e saranno appunto 2 giornate full time in cui il dottor Beretta insegnerà non solo alcuni contenuti, diciamo, efficaci per la segretaria, ma anche farà capire il ruolo importantissimo che questa figura ha. Il corso è indirizzato sia alla segretaria ma anche al titolare di studio, quindi possono tranquillamente partecipare insieme. Lascio la parola al dottor Beretta che sicuramente vi spiegherà meglio di me e vi farà vedere un paio di slide e alla fine di questa diretta metterò all'interno della pagina nei commenti una pagina di presentazione del corso. Chi volesse essere ricontattato per qualsiasi motivo, per avere maggiori informazioni sul corso, può tranquillamente cliccare sulla pagina e lasciare i propri dati e io poi o la mia collega li richiamiamo. Ok, dottore, le lascio la parola perché so che ha anche poco tempo e quindi prego. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, parliamo un attimo di segreteria che, come vedete dalla slide che è proiettata, per il mio modo di vedere è la parte centrale dello studio. Si parla di cuore dello studio perché se manca la segreteria, manca l'attività di studio. È la segreteria e quindi sostanzialmente la segretaria il centro dell'organizzazione del lavoro di tutto lo studio. Potremmo dire che noi siamo convinti che i pazienti e lo studio vadano avanti perché siamo bravi noi come operatori, siamo bravi noi come clinici, siamo bravi noi magari come comunicatori e come rassicuratori rispetto alle cure odontoiatriche. Ma mandare avanti lo studio che diventi produttivo, faccia fatturato, gestisca i pazienti, la loro soddisfazione non è compito di fatto nostro. Un'agenda viene gestita da una segretaria, la telefonata viene gestita dalla segretaria, la vendita viene gestita dalla segretaria, gli incassi sono gestiti dalla segretaria. La gestione dell'agenda determina la produzione dello studio. C'è una quantità impressionante, poi adesso elencherò una certa, diciamo così, rapidità, una quantità enorme di attività che condizionano poi il successo dello studio. Allora, premesso che è la segretaria che di fatto dobbiamo avere il coraggio di mettere al centro della nostra attività, fatta questa premessa, che per me però, quando faccio i corsi, spiego queste cose, sono molti colleghi sono piuttosto reticenti su questo aspetto. Però bisogna prendere atto, noi senza le segretarie non avremmo lo studio produttivo. Nel momento in cui diamo delega a loro di gestire tutte le attività e le formiamo queste persone, noi o con l'ausilio di altri corsi nella gestione dell'attività dello studio, allora ecco che noi facciamo un salto di qualità e di quantità notevole. Tant'è che poi quando noi ci sviluppiamo e cresciamo, non ne basta più una di segretaria, ce ne vogliono due, magari tre, quattro, cinque e così via. Adesso nel mio team, tra front office e back office, ho 7 persone. Quindi 7 persone che in qualche maniera hanno a che vedere con la gestione della segreteria. Parlavo, dicevo, di front office e back office, perché front office è, diciamo, il ricevimento, cioè il contatto diretto col paziente. E poi c'è tutto il lavoro che non si vede, che non è a diretto contatto col paziente, ma che fa la differenza. Anche il back office, così detto, è importantissimo. Sono abituato a spacchettare le attività dello studio per comodità.
e ho introdotto delle, diciamo così, delle semplificazioni che tra un po' vi faccio vedere in una diapositiva. Ma prima di entrare nel dettaglio, naturalmente un dettaglio di 5 minuti, quindi vale quello che vale, volevo parlarvi un attimo del concetto, di altri concetti, che adesso vediamo se riesco a far scorrere. Ecco qui. Il nostro biglietto da visita, per come siamo organizzati, è costituito dalle altre persone che abbiamo in studio. Cioè, io vorrei che fosse chiaro per tutti che se un paziente scambia 10 parole dentro lo studio, una è per il dentista, 9 sono con segretaria e assistente. Non so se vi rendete conto di che cosa significa. Noi pensiamo che il paziente si relazioni con noi, che siamo noi che decidiamo le cose che lo riguardano, ma non è vero niente. Il grosso del dialogo e della comunicazione che avviene all'interno dello studio avviene attraverso altre persone che sono segretarie e assistenti. È ovvio che queste persone per noi fanno una differenza enorme. Quindi è chiaro che se uno studio ha successo non è solo per il medico, è perché ci sono delle altre persone su cui puntare e che sono le segretarie e le assistenti. Gli assistenti quando si è in area clinica. In area extraclinica ci saranno le segretarie. Quindi la vera determinante dell'esperienza emotiva per il paziente non sono io come medico, ma sono proprio le segretarie e le assistenti. Non so se vi rendete conto di quanto è importante questo, però prima lo capiamo, più è probabile che il nostro studio decolli. Altro concetto fondamentale. In odontoiatria la qualità non si vede. Perché non si vede la qualità? Perché il paziente non ha la capacità di valutare tinta, croma, valore, punti di contatto, chiusure marginali, qualità della chiusura apicale, eccetera, eccetera, eccetera. Qualità dell'osteointegrazione per gli impianti. Cioè lui non ha le capacità cliniche per poter capire se il lavoro che abbiamo fatto è di qualità. Non solo non ha le capacità, lui, ma anche noi delle volte facciamo fatica a capire se una cura fatta da un collega è di qualità. Figurarsi una persona che mai, cioè, che non può avere le competenze per capire quello che è in bocca. Ma quella stessa persona lì capisce benissimo come si comporta il dentista, come si comporta il team e come queste persone interagiscono tra di loro. Se io sgrido la mia assistente o la mia segretaria, il paziente ha modo di sentire questa cosa, immediatamente la qualità della cura crolla, ma non perché crolla intrinsecamente, ma agli occhi del paziente. E quindi, attenzione, la relazione all'interno dello studio è importante. E soprattutto, se assistenti e segretari si comportano in una certa maniera, la qualità della nostra terapia verrà interpretata come straordinaria. Per questo motivo, molti anni fa, ho spacchettato l'attività dello studio dentistico in 5 grandi fasi. Al centro ci sta il paziente e le 5 fasi sono l'accoglienza, cioè il modo in cui arriva in studio lo paziente, la diagnosi, cioè tutto quello che noi faremo per far diagnosi, la elaborazione di un piano di trattamento, la proposta al paziente di questo piano, la sua accettazione, poi ci sarà finalmente una fase in cui realizzeremo le cure e poi metteremo il paziente in follow up. Quindi spacchettare tutte queste fasi, cioè questo ciclo che fa il paziente all'interno del nostro studio in 5 blocchi, mi permette di elaborare 5 protocolli diversi che vedranno coinvolte persone diverse. Nel corso specifico io spacchetto queste cose qua e le spiego molto più in dettaglio. Quando io ho preparato questi protocolli, cioè quelle procedure, per esempio di accoglienza, cosa devi fare per rispondere al telefono, se il paziente viene lì, come fare i richiami, come, cioè perché una cosa di accoglienza questa qua, come si accoglie in studio un paziente, come si prende un'urgenza, come si fanno le domande giuste per una prima visita, per una visita d'urgenza,
per un consulto, cioè dividiamo tutte le casistiche, andiamo a capire cosa deve fare la segretaria, così come spacchettiamo quindi ogni singola fase in protocolli, noi abbiamo bisogno anche di introdurre quella componente che abbiamo appena definito prima, che è quella della relazione. Cioè, sovrapposto a un protocollo, cioè il come si fa, deve starci anche la qualità della relazione. Perché è la qualità della relazione che ti fa capire se quello che stai facendo è di qualità o non è di qualità, agli occhi del paziente, ovviamente, perché adesso il centro di tutto è la nostra persona che viene da noi. Quindi, sovrapposti a questi 5 protocolli di accoglienza, di diagnosi, di elaborazione del piano di trattamento, dei preventivi di spesa, la loro accettazione, eccetera, 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 la parte di terapia che naturalmente prende le varie branche e il follow-up, tutti i protocolli rigorosamente, diciamo, vorrei dire matematici, sopra questa roba qui ci sta implementata la cosa che conta. Cioè la base della piramide è quello che dovremmo fare, ma la piramide vera e propria che non si deve vedere, cioè mentre il basamento è nascosto, sono le fondamenta della nostra piramide, la parte visibile è tutta fatta di relazione. La relazione richiede la creazione di situazioni emotivamente interessanti per il paziente. Per cui sovrapposto a ogni protocollo di accoglienza, diagnosi, elaborazione del piano di trattamento, dobbiamo sovrapporre situazioni emozionalmente forti affinché il paziente sappia e capisca che noi siamo proprio bravi. Le persone coinvolte in tutto questo ambaradà sono tutte diverse. Voi pensate, l'accoglienza, chi la fa? La prima fase, la più importante, chi la fa? La fa proprio la segretaria. Quindi le persone che sono coinvolte nella fase più importante di tutte, cioè il primo contatto col paziente, le fa la segretaria. Quindi l'importanza della segretaria è stratosferica. Andiamo a vedere un ulteriore livello. Se andiamo a vedere le persone coinvolte in ogni fase, quindi abbiamo un protocollo, la creazione di situazioni emozionalmente belle, quindi di relazione umana, noi ci troviamo che alcune fasi sono gestite praticamente esclusivamente dalla segretaria e altre fasi anche dall'assistente e dal dottore. Per esempio, l'accoglienza, la primissima fase, è gestita integralmente dalla segretaria. Al momento della diagnostica abbiamo la presenza del dottore e dell'assistente. Al momento dell'elaborazione di un piano di trattamento e della sua accettazione è coinvolto il dottore per la componente di trattamento, cioè di, diciamo, consenso informato al trattamento. Ma tutto il resto, voi provate a immaginare tutto il resto quanto è impegnativo. La vendita, la fare accettare il preventivo, decidere le modalità di pagamento, fare quindi i piani di pagamento, preparare la pianificazione terapeutica delle cure, è coinvolta la segretaria. Poi durante la terapia ritornano in primo piano il dottore e l'assistente, mentre durante il follow-up la segretaria che gestisce la relazione nel tempo e l'igienista. Se andiamo a vedere, a parte le parti puramente tecniche che di fatto gestisce il dottore e le assistenti, tutto il resto è gestito dalla segreteria. Quindi la responsabilità della segretaria è enorme. Una segretaria che non ami fare il suo lavoro, che non sia estroversa, che non abbia precise caratteristiche emozionali, ferma tutto, perché il ciclo comincia da lì. La prima persona coinvolta, la segretaria, se metti la persona sbagliata al primo posto, probabilmente si ferma tutto. Molti studi dentistici non riescono mai a decollare, mi chiamano, ma io faccio questo, faccio il marketing, arriva la gente, vai a vedere i numeri, ci vedono un sacco di persone che vengono a fare la prima visita, ma poi le accettazioni sono poche. Dov'è lo scoglio? Lo scoglio non sono i prezzi, è che a monte è stato sbagliato qualcosa nella relazione.
quello che muove le persone sono le emozioni. E quindi da lì noi dobbiamo partire. E se mettiamo la persona sbagliata in un ruolo così importante, rischiamo che le cose non vadano bene. Pensiamo adesso invece alle attività che deve gestire una segretaria, che sono tantissime. Pensate, una parte del marketing, quello in presenza, lo fanno loro. Allora, le responsabili di marketing non è detto che necessariamente debbano essere le segretarie. Nelle strutture più grandi non sono le segretarie. Per esempio, per me, l'addetta al marketing è una persona che lavora in back office, non vede mai il paziente e elabora le sue strategie di là. Negli studi più piccoli sarà la segretaria che si occupa un po' di marketing. Non entriamo nel dettaglio del marketing, che è un argomento enorme. Però già da lì, cioè col marketing, già è coinvolto lo studio con una persona che dopo dovrà ricevere gli effetti del marketing. Quindi la segretaria dovrà essere in grado di gestire tutto ciò che entra fisicamente, come la persona, quando entra in studio, cosa deve fare, come deve fare, quali sono le cose che deve dire, che non deve dire. Deve gestire la telefonata. Nella telefonata che arriva, può arrivare la richiesta di una prima visita, di un controllo, di un consulto. Può essere un nostro paziente che ci chiama perché qualcosa non è andato bene nella cura che abbiamo fatto la settimana prima. Può essere un nostro paziente che invece ci chiama perché ha un'urgenza nuova, quindi una situazione nuova che si è venuta a creare. Oppure chiamano le persone per urgenza. Hanno mal di denti, non sanno dove andare. Magari è Ferragosto, gli studi sono tutti chiusi, vengono da te che sei aperto e ti trovi l'urgenza. Quindi la telefonata in ingresso va gestita, ci sono un sacco di tipologie diverse di telefonate, bisogna saperle gestire, cosa molto complessa. Poi arriva il paziente diciamo così, fisicamente, ci saranno altre cose da gestire. Poi adesso ci sono anche i protocolli Covid, una grande complicazione è l'attività delle segretarie per mantenere le distanze, per mantenere l'igienizzato l'ambiente, eccetera. Sono molto più complesse di un tempo e bisogna che le gestisca tutta lei. Poi, finalmente, quando il paziente ha preso contatto con lo studio, ci sarà a gestire l'immenso capitolo delle agende. Agende che prevedono gli appuntamenti diagnostici, agende che prevedono gli appuntamenti di mantenimento, i secondi, terzi cicli di cura, le prime visite, le urgenze, i controlli, tutte le situazioni diverse con contenuti diversi che vanno organizzate in maniera logica e coerente. Agenda che comporterà quindi una gestione dei conferme di appuntamento, delle disdette di appuntamento, degli spostamenti di appuntamento oppure le variazioni di durata impreviste e imprevedibili durante il trattamento. Capitolo quindi quasi artistico della gestione dell'agenda. Quando la diagnostica è stata fatta e quando sono stati inquadrati tutte le tipologie di pazienti in maniera tale che ricevano quello per cui si sono rivolti allo studio, bisogna lavorare un piano di trattamento che se ne occupa il dottore, ma subito dopo la conversione in preventivo di spesa e in preventivo di spesa, l'accettazione, la far accettare il preventivo di spesa al paziente, preparare un piano dei pagamenti, gestire lo stato di avanzamento lavori, ragazzi, è un compito importantissimo. Il successo economico dello studio dipende da questa parte qui, no? È una cosa importantissima. Poi se si fanno piani di pagamento di tipo rateale, la gestione dello stato di avanzamento lavori deve essere gestita in maniera geniale dalla segretaria, che ha un ruolo importantissimo. Quando il paziente finisce la cura e la segretaria si è sincerata di non avere insoluti per strada, bisogna che metta il paziente in un protocollo di mantenimento, deve gestire un'agenda di mantenimento con vari sistemi, varie modalità. E il ciclo può ripartire.
Quindi si crea la fidelizzazione del paziente, è tutto in mano alla segretaria questa componente di gestione del paziente. Diciamo che se il dottore fa qualche errore, ma il paziente viene gestito bene, rimane fedele. Invece, se il dottore lavora bene, ma la segretaria lavora male, è più facile perdere il paziente. Quindi, trattenere il paziente è compito della segretaria. Altra funzionalità fondamentale della segretaria è che, poiché è inevitabile che nel tempo i pazienti saltino un appuntamento, non so, di igiene, insomma, si perdono in qualche maniera i contatti, per esempio il Covid l'anno scorso, nel 2020, ha determinato il blocco di moltissime attività di richiamo e di mantenimento. Se la segretaria non è organizzata in una certa maniera, molte di queste persone verranno perdute definitivamente. Quindi bisogna avere dei sistemi, delle modalità per cui la segretaria possa iniziare a ripescare i pazienti e quindi rimetterli nel ciclo. Insomma, sto dicendo che la segretaria gestirà tutto, gestisce l'attrattività dello studio, gestisce la vendita dello studio, gestisce le modalità di produzione dello studio, perché se gestisce male l'agenda, l'agenda si imballa subito. Gestire un'agenda produttiva non è... è facile gestire un'agenda satura, basta che riempi i buchi, ma gestire un'agenda produttiva bisogna fare dei ragionamenti. Poi bisogna saper gestire il denaro, incassarlo quando è il momento, gestirlo quando non è il momento. E tutte funzioni queste della segretaria. Poi la segretaria gestisce anche il mantenimento nel tempo. Quindi ruoli importantissimi. La componente di back office, quando la segretaria lavora in back office, invece raccoglie le dati statistici, i dati comportamentali e crea le condizioni affinché tutte le cose che non sono andate esattamente dritte vengano corrette. Per esempio, quando un paziente deve, cioè un paziente ha una lamentela, una cosa cui non è d'accordo, oppure ha un disturbo, una complicanza, un effetto collaterale, tutta la gestione comunicativa la deve fare la segretaria e la deve fare on time, cioè nel momento in cui si crea la situazione. Sarà la segretaria che deve stimolare i pazienti a fare, non so, per esempio, dei questionari di gradimento, dovrà stimolarli a fare delle recensioni, se siamo abituati a farle. Dovremo addestrare, preparare la nostra segretaria anche a gestire alcuni marketing di presenza, i gadget, le cose che noi possiamo regalare, gli omaggi. Preparare le promozioni, tra virgolette, per i nostri pazienti. Quindi fare in modo che i nostri pazienti ci portino magari altre persone. Ed è il contatto e la relazione che permette di fare queste cose. Detto quindi, vorrei chiudere, ormai la mezz'oretta è praticamente passata. Già, tutti questi argomenti noi li dobbiamo riprendere con accuratezza. Un corso veramente completo per la segretaria richiederebbe una vera e propria scuola dove si affrontano tutti gli argomenti. Nel mio corso io affronto molto tutta la struttura generale. Vorrei che tutti gli studi avessero ben chiare quante funzionalità è necessario sviluppare perché la segreteria lavori con la massima efficienza. Ci sono un sacco di cose, di trucchi, di suggerimenti che ho vissuto sulla mia pelle, cioè io quello che insegno nei miei corsi è tutta roba che non è scritta nei libri, sono cose che io ho provato, sperimentato, validato. Se funziona te la racconto, se non funziona non te la racconto. Questo vale per la mia realtà, naturalmente ci sono delle situazioni in realtà diverse, ho potuto coglierle facendo le varie consulenze nell'arco della mia vita. A seconda della regione dove sei, certe cose funzionano di più, certe cose funzionano di meno. Ma ci sono delle cose che non funzionano mai e delle cose che funzionano sempre. Questo sarebbe bene che tutti lo sapessimo. Intanto vi saluto, vi ringrazio e se qualcuno vuole seguire il mio corso sarà ben gradito.
Grazie. Ci sarebbe una domanda, non su Prego. Facebook, però in realtà è una delle domande che mi sono state poste in questi giorni proprio direttamente da segretarie. Segretarie dove, studi dove la segretaria è una sola, quindi c'è una sola figura dedicata che fa le attività di front office e back office. In questo caso, mi chiedevano a quali attività devo dare la priorità, perché ce ne sono tantissime. Abbiamo guardato un po' anche gli argomenti dei vari corsi, delle cose, però dicevano io non posso fare tutto, sono da sola, quindi qual è la priorità che posso avere finché comunque sono da sola a gestire? La risposta è semplicissima in realtà, quello che fa produzione, cioè tutte le attività di fatturato e di produzione. Quindi una buona accoglienza, una buona presentazione dei piani di trattamento se la vendita allo studio per filosofia ha deciso che la deve fare la segretaria. La gestione dell'agenda va da sé, ma mi fermerei qui perché una segretaria sola può gestire bene uno studio piccolo, due, tre sale operatorie al massimo. Quando lo studio comincia a fatturare oltre 300-400 mila euro, una segretaria probabilmente comincia a essere pochina. Eh sì. Ma diciamo che se lo studio è votato alla crescita, dovrà inevitabilmente mettere dentro almeno due segretarie fino al milione di euro. Almeno, poi dopo quando si supera la soglia del milione di euro di fatturato, lì dobbiamo dotarci di tutta la manovalanza, se vogliamo dire, segretariale, tutto un organigramma complesso. Però non si può crescere senza gli uomini. Quindi un uomo solo in segreteria limita inevitabilmente lo sviluppo dello studio, perché non potrà realizzare tutte le attività moderne di cui uno studio dovrebbe essere dotato oggi. Però è un punto di partenza. Facciamo bene l'accoglienza, facciamo bene la presentazione del piano di trattamento e, se possibile, gestiamo al meglio la nostra agenda e facciamo in modo di creare anche un minimo mantenimento, se naturalmente lo studio ha le risorse anche per fare questa cosa. Tutto il resto non si può fare, Sì. ovviamente. O fai una cosa o fai un'altra. Cioè, quelle sono le ore di una settimana disponibili. Per carità, ci si possono fare anche delle pianificazioni. Ho visto che certi studi riescono a fare qualcosa di marketing, ma lo fanno spot, per esempio. Quindi una volta al mese, 2 orette, poi una volta al mese, 2 orette di gestione finanziaria, una volta al mese, 2 orette di protocolli o di miglioramento dell'accoglienza, non lo so, però si tratta di attività fatte non con continuità, ma a spot. Piuttosto che niente, meglio piuttosto, come dicono gli antichi, cioè meglio fare anche queste poche cose e meglio farle. Ok, benissimo, perfetto, dai, grazie allora, dottore. Grazie. Buona giornata a tutti. Abbiamo lasciato riferimenti qua sotto nella pagina Facebook, quindi chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni sul corso ci può contattare direttamente. Salutiamo il dottore, le auguro buona giornata, arrivederci, grazie mille. Ciao. Ciao. Buona Arrivederci. giornata.